Boh, direi che possiamo proseguire. Quelli scuri sono di livellare, vediamo un attimo. Alla luce delle torce tutti sono coperti di fuliggine e sporcizia, e ne hanno anche l'odore. Non c'è da sorprendersi che il suono dell'acqua corrente ecciti la carovana. Deve esserci un fiume sotterraneo o qualcosa del genere, dice una donna, e tutti i paesani iniziano a muoversi in quella direzione. Prima gli esploratori controlleranno. Quelli intorno a te si fermano, ma altri si precipitano avanti. Presto senti alcuni lievi scoppiettii, poi urla. Tutto ciò che vedi sono torce. Devo andare avanti io allora. Che ondeggiano finché i paesani non sono tornati sul percorso. Li ha uccisi, strilla un uomo. Lo afferri per la spalla. Una specie di pianta. Le foglie facevano il rumore dell'acqua, ma aveva le spine e li ha afferrati. Sono appena morti. È terribile, dice Sincerina, sentendosi responsabile delle morti. Dovremmo restare sui sentieri il più possibile. Troppe cose possono andare storte qua giù. Le facce di quelli che ti oltrepassano sono terrorizzate. Portano un po' di provviste tutti quei membri del clan. Neanche troppe, però va bene, proporzione. Ti fermi, giri la testa e apri la bocca per sentire meglio. Cos'è quel suono? Chiedi a Foca. Lei si stringe nelle spalle. È basso, dici, come un battito o qualcosa del genere. Ascolta per un attimo e si stringe nuovamente nelle spalle. Forse semplicemente non ci sentiamo più, rinchiusi in questo cunicolo. Perché mi sembra di vedere dei puntini bianchi qua sopra? Dice guardando un'intera carovana muoversi verso l'incredibile scheletro più avanti. Riesci a immaginare che bestia possa aver lasciato solo delle gocce d'acqua? Probabilmente. Sì. Che bestia possa aver lasciato indietro quelle ossa? Si volta e ti trovi in ginocchio che ancora una volta ti afferri la testa. Fulmini. Torre bianca. Chi sono? Sui tuoi dannati piedi. Forza. Batti le palpebre rapidamente, ma è tutto buio. Un bagliore viola illumina la pelle di qualcuno vicino a te. Ruggisci e in un istante artiglio e zanna sono nelle tue mani. Sei uscito di senno? Sussurra Foca. Smettila di fare il pazzo e metti via le tue asce. Prova a respirare mentre ti guardi intorno. È lo stesso dannato sogno, dici. Quello con la torre, più chiaro questa volta, ma le mie mani. Zefra si avvicina, va tutto bene. Sembri. La tua faccia scatta verso la sua, va tutto bene, Valka. Lei studia la tua faccia, poi Foca è la prima a parlare. Allora dovremmo continuare a muoverci. L'aria è piena di cattivi presagi, la oltrepassi senza dire una parola. Un palantir nel cielo. Sauron. È strano che lui abbia queste visioni, è l'unico che ce l'ha. Cosa stiamo vedendo, Valka? Il centro del mondo? Per il bene degli altri è meglio non discuterne. Fatto la foto. Screenshot. Aspetta, dice la Valka a bassa voce, camminando avanti silenziosamente. Qualcosa non va. Ascolta. Non senti suoni, più che altro percepisci qualcosa, forse vibrazioni attraverso il pavimento della grotta. Tenetevi pronti a tutto, dici, e i corvi riportano la tua frase per tutta la linea, mentre ogni combattente impugna la propria alma. Valka, ci dovrai portare fuori da qui, capito?
Sembra preoccupata, ma prima di rispondere vedi dei movimenti sul pendio dell'enorme grotta. È il profilo di una forza di distruttori con grandi sagome che non hai mai visto prima. Combattimento. Ok. Non so, non sappiamo chi dobbiamo affrontare, sembra qualcosa di nuovo. Quindi proviamo proprio così, poi prima o poi proviamo lui, oppure livelliamo anche un attimo. C'è Gudmundur che volendo è che lui più che fare il spaventapasseri. Non fa. Oli. Oli è già al massimo come forza. Potrebbe maxare lo scudo e mettergli uno sforzo magari. Proprio lo scudo finora non l'abbiamo usato per quello, non mi sembra utile per quello. Cosa costa? 9. Aumentiamo un attimo la sua difesa e aumentiamo un attimo lo sforzo. Eh beh, sì, sempre qua che ci vuole, non riesco a capire che c'è comunque questi due punti da mettere. Vai, io non gli darei anche armatura perché l'altra volta abbiamo avuto problemi un attimo. E tanto solo a livello 5. Dopo proseguiamo a dargli la forza, magari un po' di volontà. Oh, si vede che tutte le volte siamo usciti e non abbiamo confermato, mi sembra strano. Che tutte le volte sia avvenuto così. Foca. Quanto costerebbe promuoverla? 13. Ok, non avevo salvato. E una seconda abilità. Schianta scudo e basta, c'è questa. Spacca lo scudo su un singolo bersaglio adiacente. Il bersaglio e tutte le unità adiacenti ad esso, alleate o nemiche, subiscono danni da rottura per la forza dell'impatto. Senza lo scudo perde la sua abilità passiva maestria con lo scudo. Non mi sembra neanche questa cosa. Cioè, dopo siamo sempre. Siamo completamente senza scudo. Lo maxiamo qua. Aspettiamo qua un attimo. Di far danni agli scudi. Ok,
Cosa che c'è di strano sono i soliti 16-11, 16-11, 10-15. Adesso quelle di schegge. Ah no, qua c'è una pietra frammentazione. Siamo circondati però, eh. Portiamo lui qua. Riusciremo ad andare qua, no? O questo rappresenta, forse questo pezzo qua rappresenta un muro invalicabile. In caso mettiamo qua anche questo. Questo si tiene addosso lui qua. Facciamo così. Perché voglio vedere l'ordine un attimo. Lo mettiamo qua e poi vediamo qual è l'ordine di partenza. Questo cerchiamo di farlo fuori subito. Questi sono in teoria un problema. Proviamo. Vediamo un attimo. Però secondo me comparirà qualcosa. Allora vediamo l'ordine. Quello là. In effetti è separato, sembra. Bisogna farci il giro intorno. Quindi comunque il primo è quello là. E deve fare il giro largo. Poi c'è questo qua. Quindi questo era meglio. Probabilmente era meglio mettere questo qua. Ho avuto il dubbio per un attimo, ma pensavo che questa non. Boh, vedremo comunque. Poi c'è questo. E poi c'è questo, quello da 15. Mettiamoci qui in mezzo. Dunque. No, si sposta, ce la fa. Perché però non viene segnalato? Ah, ho sbagliato. Ho messo muro di. No, ho sbagliato, pensavo di aver messo qui quello. Vabbè, che strano, eh. Allora andiamo qua dietro. Ok, se n'è andato di là. Dunque, proviamo a fare un vento runico qua. Me l'ha creato lì però. Se vuoi venire qua io ti lascio subito con uno. Toh. E questo va ad attaccare questo. Bella fregatura. Aumenta la rottura di 3, aumenta la rottura di 3. Andiamo qua, va. Grazie.
Però ho qualche... è micidiale ste tizio. Ah, ecco appunto. Oh, stavo dicendo che ho qualche dubbio che non fosse quello. Bella miseria. Resuscita i morti? Cos'era quel mostro senza occhi? Può rianimare caduti. Preoccupiamoci prima di quello. Sti cazzi. Ah, dov'è adesso? Ma dove è finito? Non c'è... Allora, tocca... di nuovo a lui. E poi tocca a Fromboliere. Se che tocca di nuovo a lui, lo ammazzo di nuovo. Ah, ecco qua che salta fuori. La miseria, quindi diventa invisibile. 18-20. Sfoltire debole fuori dell'orso. No. 30%. Devo togliere l'armatura, purtroppo. Allora, mettiamoci in mezzo qua. Quello è morto avvelenato praticamente. 3. Allora ripariamo l'armatura subito al volo. E qua è inutile ucciderli, quindi. Allora portiamolo qua. Cazzo. Ah. Ma pensa a te. Allora, dicevamo. Dicevamo, boh, adesso ripartirà così, può darsi, che riparta come ormai ha fatto, quindi con un po' di difficoltà. Dunque, buttiamo dentro Sigbjörn, a posto è lui. Sì, l'essenza sarebbe quello, che lui, quel tizio lì, prende possesso dei cadaveri, per cui i cadaveri, se sono poi sparsi per il campo, è un problema. Quindi bisogna fare fuori appunto uno velocemente. Lui appare, ma come abbiamo visto non sappiamo esattamente dove appare.
In teoria se la prende con quello che ha attaccato la prima volta. Quindi deve fargli, ripeto, uccidere a Folca, il primo. Il piccolino bisogna fargli uccidere a Folca. Però prima bisogna depotenziarlo con tipo Sigbjorn. Oli è inutile in questo senso perché se lo facciamo finire a lui muore praticamente di conseguenza. Quindi l'idea sarebbe Sigbjorn, Folka, uccide Zef, gli cura l'armatura, quello poi appare e lo mazzuliamo con Bolverk, eventualmente Bersi e Oli. Chiaramente si è resettato tutto perché questo è un gioco scemo perché non hai quick save. Quindi cos'è che avevamo fatto? Sigbjorn avevamo tirato su 6 mi sembra, no? Questa cosa che avevano detto di dargli, che all'inizio bisogna spaccargli lo scudo. Facciamo un devi attacchi a questa. Oli dice di togliere e metterci chi. Oli ha di buono il doppio attacco, che non è male. Una volta che se riusciamo a togliere l'armatura, anche lui come Bolverk ha il doppio attacco. Allora questo, determinazione, ecco, missione, oppure determinazione. Mi sembra più interessante questo. E confermiamo. Volca, def. Questo a 16, questo a 16, 12. Promuoviamo lei, l'abbiamo fatto. Scanta scudo. Maxiamo l'armatura. E abbiamo visto che lei è carente di volontà. Succhia un sacco la volontà, se vuole proteggere succhia un sacco di volontà, quindi bisogna far così. Niente, basta. Ok, questa è la disposizione, insomma. Quindi, Sigbjorn va su, ma è Foca che deve finirlo, questo stronzo. Una volta che è così, questa cura, mettiamola tipo qua, questa cura l'armatura, o qua, adesso vediamo. Poi arriva Bolverk. E cerca di spaccare più, fare più danni possibili. Mettiamo qua anche Oli magari. Questo lo lasciamo qua. In modo che sia lui andare. Dunque, forse possiamo metterlo qua. Vediamo.
Allora. Togliamo la vita, lo lasciamo a 1. No, santo cielo, non siamo arrivati qua. No, però ce la fa da qua. Perché la lancia in mano, quindi ok. Vieni qua. Prima volta sembra che vada ad ammazzare il tizio che ha colpito, però non ne sono così certo. Alla fine sembra un po' tutto. Ok, questo appare. Arriva qua. Si impossessa di questo. Che va ad attaccare Volver, che lo immaginavo. Ma non gli ha fatto niente. C'è questo discorso qua di Bolverk. Allora adesso torniamo qua con lei. Proviamo di qua. Ma attaccherà Bolverk come minimo. Ma no. C'è di più, ma no. Arriva lì e si ferma lì, va bene. Appare là adesso. Va. E attacca lui. Ah, santo cielo, che rottura di palla qualcosa qua. Tra l'altro ha impestato anche. Andiamo ad attaccare direttamente l'armatura. Pietra frammentazione. Spostiamoci, iniziamo a spostarci. Ripariamo comunque a lei. Rischi dai danni anche a... Ok, è andato solo lui. Puttana vacca. Tiriamo giù l'armatura. Cerchiamo di sfruttarlo per quanto possibile.
Ok, questo non si è spostato bene perché erano chiusi dietro. Bisogna spostarci assolutamente. Non saprei dove andare. E se no ci abbiamo 11. Non so proprio dove andare con lei. Allora, dopo tocca a chi? A quello lì. Ok, quindi bisogna mettere Bolverk lì in mezzo, possibilmente. Però questo c'è 9. Davvero non saprei dove cazzo portare qua. Portarla lontano qua, ma... uno dei due ci arriverà, probabilmente. Facciamo riparare qualcosa. Ok, facciamo riparare a lui. Vabbè, due punti, meglio di niente. Questo rompe il cazzo a Bolverk. Ma vaffanculo, mi becca. Ok, ha rotto l'armatura. 9, 11. Qua. Adesso che in teoria ha meno armatura, ma che devia, ma sei un bastardo, cazzo, veramente. E questo tanto è morto, quindi andiamo avanti a rompergli l'armatura. Facciamo un bel 8, anche 9. Dai. Questa portiamola qua. E ripariamo l'armatura a lui, dai. Basta così in teoria. Il doppio attacco di Oli non ce l'ha fatta, adesso muore. Portiamolo a fare un po' di danni a lui, così non è fuori dal... a parte che avrei dovuto forse metterlo in mezzo, ma dovrebbe farcela lo stesso. Adesso la sua armatura. Ok. Ok, guarda, preso dentro tutti. Adesso c'è 9, 11. Di merda. Allora portiamolo qua e ammazziamo finalmente. Cosa sta succedendo per l'abisso? Ah, bastava ucciderlo. Ok, la Senzocchi sta provando a farci cadere. La Senzocchi è una femmina. Sta provando a farci cadere in testa la grotta, grida Sincerina. Non posso fermarla, ma la Valca tace improvvisamente e scruta le persone in fuga. Dobbiamo solo rimanere tutti insieme. Nichols.
Qui, Valka Zef, dice il giovane riparatore, aiutando un'anziana donna a mettersi in piedi. Esatto, Zacca. Zef afferra Nichols e gli sussurra. Il giovane riparatore sbarra gli occhi ma annuisce solennemente. Si volta verso di te e dice: mi dispiace di essere stato un fastidio. Una grande roccia cade nei pressi e lui barcolla verso la senz'occhi, iniziando a tracciare una trama nell'aria. Urli a tutti di mettersi in movimento, spingendo quelli che si fermano per girarsi. Quando ti volti, Zephyr è dietro a Nichols e traccia una trama alternata. Il giovane si illumina per un attimo, i suoi capelli svolazzano come se una potente raffica di vento soffiasse loro attraverso, poi cade a pezzi. La senz'occhi si ferma, osservi la sagoma del Sundr tremare. Vabbè, ok, era un Sundr. Ecco perché. Era proprio un Sundr. Tremare a lottare per mantenere la propria forma, poi svanisce, come una spruzzata di neve in cima a una collina. Abbiamo alzato anche noi un Sundr allora. Alcune rocce cadono e tu acchiappi la Valka incurvata prima che venga schiacciata. Una volta che incontri gli altri, raduni tutti. Le perdite non sono così gravi come avrebbero potuto essere. Vedremo. Meno 12. Ok. Morale ridotto, ma resta comunque buono. O normale. Dubito che questo l'abbia eliminata. Questi non muoiono mai, insomma. Dice sincerina. E ci sono molti passaggi che la Senz'occhi conosce fin troppo bene. Ci sta seguendo. Oh. Dobbiamo lasciare queste grotte immediatamente. Fai una pausa, poi dici ciò che hai fatto con quel riparatore. Zef volta la testa. Discuteremo del sacrificio di Nichols un'altra volta. Ora dobbiamo muoverci. Vabbè, tanto non serviva a niente. Ed è per quello che è morto. Dai l'ordine e nessuno esita ad obbedire. Ecco. Dispiacere e incertezza vorticano sul viso della Valka finché alla fine si ferma. Che c'è? Chiedi. Le cose sono cambiate qua giù, dice. Rocce si sono spostate, fratture si sono aperte. Dubito che la Senz'occhi abbia fatto tutto questo. Tuttavia non sono del tutto sicura su quale percorso prendere. Se portiamo in superficie io... Se potevamo sistemare almeno Bellower non era male, no? Non so. Mandi avanti esploratori in diverse direzioni, ma non avremo tempo, proviamo. Esploratori chiami e i corvi vicino a te si raggruppano istantaneamente. Li mandi avanti, almeno ci daranno informazioni su ciò che c'è avanti, dice a Zephyr. Bolwerk, tutto intorno a noi, grida Folka. Scruti nel buio e vedi avvicinarsi qualcosa che assomiglia a un distruttore. Un distruttore morbosamente distorto. Un'altra. Che cavolo è adesso di nuovo? Una donna corre ad afferrare suo figlio, ma la cosa li colpisce con una strana arma. I corpi si anneriscono e si contorcono a terra. Non cadete davanti a queste bestie, Foktut, gridi, caricando nemico.